Come vedete, continuano i muretti a secco dappertutto. È pieno. E qui probabilmente, guardate la quantità di terra smossa. Oltretutto è abbastanza battuta, vedete che c'è la traccia abbastanza schiacciata. Non riesco a vedere però impronte riconoscibili. Guardate qua com'è battuto il terreno, quindi qua ci passano costantemente e qua c'è una tana sicuramente usata da qualcuno anche di qua. Chissà se riuscissi a far vedere qualcosa lì dentro. Cazzo, si è mosso qualcosa, ragazzi. Sono cacato sotto, vabbè. Se riesco a mettere un po' di luce, guardiamo là dentro. Qui non si vede nulla. Era qualcosa, un pelo un po' nero, ma non riesco a capire. Magari un tasso o una volpe. Bene, è passata una settimana da quando abbiamo piazzato la fototrappola dalla tana e adesso sono appena partito da casa, ci va 20 minuti circa per arrivare sul luogo. Il tempo era bello, ma si è guastato, quindi speriamo che mi dia tempo di andarla a recuperare. Allora, visto che ci passiamo davanti, ve lo faccio vedere. È il santuario di Vicoforte. Uno dei santuari con una cupola ellittica più grandi del mondo, e magari una volta ci andiamo a fare un giro. Abbiamo imboccato la valle del Roburentello, che è un affluente del Corsaglia, che a sua volta poi si butta nel Tano. Per il momento il tempo sembra ancora tenere e quindi dovrebbe darci il tempo di recuperare la fototrappola. Gli scarponi li abbiamo messi, siamo arrivati nel punto più vicino dove possiamo arrivare con la macchina e adesso ci incamminiamo in questo bosco di castagni. Sentite quanti uccellini ci sono. E andiamo fino su in cima, sulla cresta dove c'è la trappola piazzata. Allora, siamo già saliti abbastanza. Come vedete, questo è un vecchio castagneto secolare, guardate che piante che ci sono piante innestate, si vede che hanno l'innesto lì a 2-3 metri di altezza. Qua sotto invece probabilmente le avevano tagliate. E volevo farvi qualche video durante la camminata di qualche cosa di interessante, ma probabilmente gli animali questa settimana non hanno mosso tanto perché ha sempre fatto brutto, quindi non so la telecamera quante cose abbia ripreso. Al momento l'unica cosa interessante, un uovo abbastanza grande, bianco, non so di che cosa sia. Ok, adesso si arriva a un punto dove iniziano tutta una serie di muretti a secco, vedete com'è questo qui davanti, molto antichi credo, che dividono la parte sotto, che è appunto un bosco a castagneto, dalla parte sopra che invece sono tutti muretti a secco. Probabilmente erano coltivati in qualche altra maniera, magari a segale o addirittura viti di
specie che vivevano da queste parti. Qui siamo intorno ai 750 metri di quota, quindi non siamo bassissimi ma neanche altissimi, quindi è possibile che ci fossero viti e robe di questo genere. Ora arriviamo da un seccatoio, è un punto probabilmente che una volta era molto frequentato, perché guardate qua, c'è una via che arriva da lì, un sentiero che arriva da qua, si vede qui, poi c'è appunto, mi giro, il seccatoio con un'altra via che, vabbè, continua lì dritta ma si vede male, passa lì in mezzo ormai. È quasi distrutta, e poi c'è un'altra da questo lato, un'altra strada con una diramazione che prosegue qua sotto, lì verso, la vedete là sotto in basso, quindi probabilmente qua c'era un po' di via vai. Tra l'altro, punto interessante anche perché probabilmente qua cadono molti fulmini, perché ci sono almeno due piante che hanno segni di fulmini. Adesso ve le faccio vedere. Allora, una è questa qua, vedete che gli manca tutto un pezzo di corteccia come se l'avessero strappata, e quando capita quello sono i fulmini. E l'altra a poca distanza non è questa ma è questa qua, che vedete che anche lei ha preso un fulmine probabilmente in alto e poi è andato giù fino in fondo il fulmine, spaccando la corteccia, vedete? E poi l'ha fatta seccare. Qui siamo appena oltre il seccatoio, il bosco diventa più ripido e guardate che quantità di terrazzi che c'è. Quindi qua era tutto coltivato. Tutto in cresta, c'è un muro che prosegue e divide un lato del colle dall'altro. Vedete, la parte sinistra, come vi dicevo, è molto in discesa con tutti i terrazzini, tutti i piccoli terrazzi si vedono, vedete, guardate come si vedono bene tutti i terrazzi. Il lato opposto invece è libero e sono tutti boschi. Il muro continua tutto in cima così. Guardate qua l'imponenza del muro, che va a fare tipo delle piccole stanzette, quasi come dei piccoli recinti, probabilmente erano gli appezzamenti di terra delle singole, dei singoli proprietari. Eccola giù la fototrappola. Eccola là. Adesso andiamo a prenderla. Speriamo che ci sia stato qualcosa, anche se la settimana tra pioggia e poco movimento, non so se gli animali hanno mosso tanto. Guardiamo un po' se ci sono delle impronte. Poca roba, o almeno da ieri non ha mosso niente. Vedete che qua è terra battuta, ma non ci sono impronte fresche. Speriamo. Eccoli la fototrappola. Qualcosa ha fatto muovere. Un pochettino qualcosa l'ha fatto muovere, quindi l'avevo coperta io, eccola qua. Batteria si è mossa, eh? Speriamo che abbia tenuto. Proviamo a vedere se almeno è ancora carica. Ragazzi, brutte notizie. Ho fatto adesso un controllo di cosa ha catturato la fototrappola e l'avevo impostata che facesse solo le fotografie, quindi niente da fare, la lascio un'altra settimana sperando che la batteria sia ancora carica. E niente, peccato.